Se vi chiedessi cosa sono le veline, sono certo che mi rispondereste le due ragazze di Striscia la Notizia. In realtà, nel lontano passato, per ottenere le copie di un documento veniva usato questo aggeggio. Era una pressa. Tra le due piastre si inseriva il documento originale, unitamente ad uno o più fogli di carta velina. Sta di fatto che, pressando, sulla velina rimaneva impresso il documento in copia. Da qui il nome velina, giusto per indicare la copia di un documento. Fu inventato da James Watt nel 1780. Il funzionamento si basava sull'utilizzo di inchiostro mescolato con del caucciù. Gli ingredienti per la preparazione dell'inchiostro erano forniti in polvere nei vasetti di vetro e ceramica. L'originale a copiare andava scritto con l'inchiostro copiativo e successivamente pressato per mezzo del torchio su un foglio di carta inumidito. L'umidità, sciogliendo l'inchiostro copiativo, trasferiva la facciata dell'originale sulla copia. Si otteneva in questo modo una copia inversa dell'originale ed era per questo opportuno utilizzare per le copie fogli di carta velina sufficientemente sottili in modo da poter essere letti attraverso. Una delle tante ingegnosità del passato.